Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vorrei fare con voi un po' di pulizie in bagno. Spero non mi giudicate, non mi giudichiate per le condizioni in cui è ora, ma come sapete sono stata ammalata, ho passato un'intera settimana a letto, praticamente una settimana, nel senso che da lunedì al venerdì, una settimana lavorativa, mettiamola così. Quindi ovviamente il bagno non si è lavato da solo, non si è pulito da solo e quindi adesso tocca a me rimediare e quindi andiamo in bagno. Perché, allora scusate, non ci sarà tantissima luce, ma si è fulminata quella luce lì. E visto che adesso tanto dobbiamo cambiare casa, ho detto col cavolo che ti cambio la lampadina. Visto che quando siamo entrati in casa non c'era mezza lampadina, le abbiamo dovute mettere tutte noi, quella lampadina rimane così per ora. Quindi devo sistemare il bagno, pulire il bagno, spolverare il bagno, pulire i sanitari. No, vabbè, comunque c'è da fare tutto. A parte anche Andrea che lascia casino, non solo io, comunque. Io continuo a dirgli che deve sistemare le cose quando le usa, ma non lo fa. Comunque partirei da levare tutti gli asciugamano, gli asciugamani, e li andiamo a lavare. Eccoli qua, che questo qua dei piedi. È volato, bene. Ok, questi poi li rimetteremo direttamente alla fine quando avrò finito di pulire tutto, così almeno quelli puliti, diciamo, non si sporcano. E questi qui più tardi poi faccio partire la lavatrice così a posto. E niente, a questo punto direi di partire spolverando il pavimento e lo farei con lo Swiffer più che con l'aspirapolvere perché tanto sono capelli, cioè non è che c'è sporco, sono tanti i miei capelli. Quindi è inutile tirare fuori l'aspirapolvere per niente. Faccio terra con lo Swiffer, adesso lo andiamo a prendere e poi passiamo ovviamente ai sanitari. Sistemiamo un po' il casino che c'è in giro e vediamo se riesco a fare una cosa veloce perché non ho voglia di stare qui le ore, sinceramente. Ecco, infatti, come previsto, lo Swiffer ha raccolto solo e esclusivamente i capelli. Ecco, già che ci siamo, leghiamo anche i miei, così evitiamo di spargerne di nuovi subito dopo aver pulito. Ecco, e ora direi di mettere questo nel water, il vicinetto disincrostante gel. Mamma mia, come mi sento professional a parlarvi di queste cose. Mettiamo innanzitutto questo qui nel water, così agisce per un po'. Quanto deve stare? Io lo lascio sempre un po' a caso, sinceramente. Lasciare agire il prodotto tutta la notte addirittura. Vabbè, noi non lo lasceremo tutta la notte, però adesso ovviamente lo metto, così intanto che lavo tutto il resto agisce un po'. Poi usiamo, già che ci sono vi faccio vedere, Cif Crema, questo qua con microcristalli uso poi per il bagno. Anche se vorrei provare altri prodotti, questo qua è ottimo, però costano, quindi boh. C'era una linea della Lidl che ho visto sempre dalla Giada, V5 mi sembra che si chiami, W5. Volevo provarla. Quindi magari se vi può interessare un video in cui andiamo a fare la spesa, prendiamo tutti i prodotti e poi li testiamo. Comunque niente, ecco, poi uso questo qui. E anzi, devo andare a prendere la spugnetta, che me la sono dimenticata. Come anche devo prendere il Vetril per fare il vetro, anche se forse quello è pulito perché l'avevo fatto abbastanza recentemente, no, che non è pulito. Scherzo, è molto pulito sopra, si vede che è pulito, però sotto è tutto schizzato, quindi anche quello è da fare. E niente, iniziamo.
Ok, water e bidet fatti. E se vi starete chiedendo perché non sto usando i guanti, c'è un semplice motivo. Perché non li ho, solo per quello li userei volentieri, ma non li ho. Continuo a dimenticarmi di comprarli, oppure quando mi ricordo non trovo guanti che mi vadano bene, ecco. Anche perché comunque non posso usare i normali guanti monouso, bisogna comprare quelli lunghi in plastica, diciamo. Non li ho ancora trovati. Ok. Andiamo avanti perché manca ancora un po'. Innanzitutto adesso devo sistemare il ripiano qua dietro che è un casino, adesso ve lo mostro. E poi pulire la parte questa qui del lavandino e il vetro. Ho comprato queste spugnette qui, questi panni che sono forti perché ognuno ha un utilizzo, ecco, sono diversi in base all'utilizzo che ne si deve fare. C'è questo qui per il bagno, che adesso infatti useremo per la zona lavandino, perché comunque per water e bidet uso una spugnetta e uso un'altra per la zona viso, diciamo, mettiamola così. Quindi iniziamo usando questa, cioè proviamo a usare questa. Invece poi per pulire il vetro proverò questa. E aspettate perché mi sono dimenticata di nuovo il vetril. Eccomi qua. Per il piano userò il Cif come l'ho usato anche per il water e il bidet. Per i vetri invece questo qua, il vetril antipolvere. Sì, questo qua è fantastico, io mi trovo veramente da Dio con questo. L'avevo trovato anche in sconto, quindi non l'avevo pagato neanche tanto. Comunque, iniziamo, sistemiamo un attimo, vediamo di far sparire ciò che deve sparire e poi finiamo. Ecco qui, vedete che casino che c'è. Allora, qui in realtà stavo tenendo tutte le cose finite per fare poi il video dei prodotti finiti, ma queste magari le vado a mettere al loro posto, gli troverò un posto. Poi questo bagnoschiuma è qui perché è quello nuovo da iniziare, però per ora potrei anche metterlo via. Le cose di Andrea, degli occhiali, queste le risistemo meglio, ma gliele lascio qui. Lì dietro ci sono tutti i campioncini del calendario dell'avvento. Adesso andiamo a dividerli nei vari cassetti. E lì altra roba mia e di Andrea. Quindi sistemiamo un attimo qui, così almeno il piano è libero e posso pulirlo per bene. E poi passiamo di qua. Eccomi, ciao! Niente. Ok, sto delirando. Adesso vi riappoggio, che non è proprio comodo andare in giro col treppiede. E facciamo. Ok, anche la zona lavandino è pronta, è finita. Devo solo aspettare che si asciughi, così poi vado a rimettere le varie cosine al loro posto, che in realtà adesso vedo che ho sistemato. L'unica cosa che deve andare al suo posto è la cestina con gli asciugamani per gli ospiti. Adesso direi che è passato abbastanza tempo, perché voi avrete visto ovviamente pochi secondi, se non minuti magari. Ma sarà passata una mezz'oretta abbondante, quindi posso andare a tirare lo sciacquone e finire quindi di pulire bene il water. E ragazzi, direi che abbiamo finito per oggi, perché poi i pavimenti li faccio un altro giorno, li faccio in tutta la casa, visto che devo tirare fuori il mocio, non ho lavasciuga, cose di questo genere. E niente, la vasca è pulita, nel senso che comunque l'abbiamo usata e la pulisco ogni volta che la usiamo, quindi è inutile che sto a lavarla perché
non ha senso. Ci sarebbe da sistemare l'armadietto, diciamo, qui, ma non ne ho granché voglia, sinceramente, più che altro perché ci sono anche delle cose di Andrea, quindi deve vederle lui quelle cose. Ecco, adesso vedendo l'armadietto, che vedete è questo qui, con ancora appoggiato lo Swiffer che adesso andremo a sistemare, mi sono venute in mente ovviamente l'asciugamano, uno piccolo per Andrea, poi uno grande per le mani e uno piccolo per me. Poi direi che è anche il caso di lavarli perché sennò li ho finiti. Quindi adesso vado a mettere questi e possiamo dire di aver finito. Nel frattempo mi è anche volata la carta igienica. Vabbè, questa che è caduta a terra magari evitiamo. La butto e via. Mi manca solo l'asciugamano per le mani. Ho cambiato idea, non metto quello blu, ma metto questo qua rosa che è molto meglio come tessuto. Ok, forse qua si è asciugato nel frattempo. Sì, possiamo andare a mettere a posto questi. E ta-da! Il bagno è finito. E niente, ragazzuoli, togliamo l'elastico, ok, niente più coda. E con questo è quanto. Il bagno è finalmente pulito. Adesso che sono tornata, la casa sarà contenta. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto almeno un pochettino di compagnia. A questo punto vi mando un bacione. E alla prossima con un nuovo video. Ciao!